Ecco Giovanni, allora siamo tornati al vigneto, entriamo in cantina, ti faccio vedere un po'. Qui in questo locale abbiamo questo locale che ci impone l'ATS per motivi di igiene, dove abbiamo le mie piccole attrezzature, dove mi arrangio a fare tutto, dal riempimento all'etichettatura e la tappatrice. Tutte piccole attrezzature semiautomatiche che metto in moto quel momento che servono, che dopo vengono messe da parte senza dare fastidio, lasciando libero il locale. Qui adiacente al locale abbiamo la cantina. Avanti. Questa è la parte più storica della cantina, costruita da mio nonno intorno agli anni 30, tutta interamente ricavata nella roccia, che si vede sia qua sul lato sinistro che destro. E per finire qua in fondo, dove c'è un piccolo crostino, tutto in pietra, anche questa tutta pietra, rocce e pietre della zona, dove abbiamo una scaffalatura con bottiglie storiche che fanno un po' da archivio in ricordo dei vecchi imbottigliamenti. E poi abbiamo anche delle bottiglie da confezionare, riempite da confezionare, che stanno facendo anche loro un piccolo affinamento. Qua, queste sono le bottiglie di Sassella di OCG, annata 2019, che a breve verranno confezionate per poi essere commercializzate. Ritornando invece alla bottaia, queste sono ormai quasi tutte ancora le botti della vecchia generazione, quasi tutte botte in castagno, eccetto una, la più nuova che si vede. Castano perché una volta si usava il materiale che avevamo noi in provincia, quindi il bosco di Castano, c'era il maestro bottaio che costruiva le botti. Oggi purtroppo ci si deve rivolgere al di fuori, dove ho acquistato io una decina di anni fa una botte in rovere, perché abbiamo ancora i boschi di Castano, ci sarebbero ancora, ma non c'è più il maestro bottaio che le costruisce. Di conseguenza ci si rivolge a falegnamerie esterne alla provincia di Sondrio. Proseguendo, entriamo in un'altra parte della cantina, dove c'è qualcosa, tra virgolette, un po' più moderno. Abbiamo dei vasi in acciaio per l'affinamento del vino, dove andiamo a travasare il vino quando ha già superato almeno 30 o 36 mesi di legno, e poi ancora del legno dove abbiamo il vino più giovane. Parte della cantina l'abbiamo ricavata io e mio padre circa una trentina di anni fa, perché dopo che siamo diventati oltre che viticoltori e vinificatori, siamo diventati anche imbottigliatori. Di conseguenza, per tenere in cantina diverse annate ci voleva un po' più di spazio, malgrado la produzione sia sempre rimasta qua la stessa.